they say stuff like this. They say, PJ and I ain't straight with them. Ragazze, ci siete? Con questa diretta improvvisata? Hey girls, siete qui? Sei, buonasera. Ragazze, buonasera, scrivete perché io non vi vedo, cioè non vedo i vostri nomi praticamente. Ah, Elisa, eccola, buonasera. Che altro c'è? Lo so che questa diretta è stata improvvisata, quindi magari molti di voi non lo sanno, però invitate amici ad iscriversi, amiche soprattutto. Eccola, ciao! Aspettiamo che si connettono un altro po', intanto scrivete... Ah, ecco Patrizia! Buonasera Patrizia! Ed ecco anche un'altra Patrizia! Ragazzi, stasera come vi sentite? Buonasera! Come vi sentite? Come state? In che stato d'animo siete? C'è bisogno che facciamo prima magari delle respirazioni per rilassarci o siete già pronte? Lo so che sei tu. Patrizia è una dea, è iscritta al mio gruppo, brilla come una dea, è una dea. Ho scoperto questo cantante, mi piace tantissimo. Mi piace tanto la musica soul, non so se a voi piace. Tra poco iniziamo, stasera parleremo di una cosa bellissima. Meglio fare delle respirazioni? Va bene! Immagino che siamo tutte un po' scombussolate. Allora intanto preparo la musica, intanto invitate delle vostre amiche a iscriversi al gruppo per guardare la diretta perché siamo un po' pochine. Che bello questo violoncello. Svuotata di energia, bene. Allora mi sa tanto che tocca farla questa meditazione. Non è una meditazione, però praticamente ci riempiamo di energia. Allora, fatemi scegliere una bella musica. Intanto, allora, vediamo un po'. Buonasera Teania, ciao! Scegliamo una bella musica per connetterci con noi stesse, così iniziamo bene. Allora, prendiamo questa che mi piace sempre ed è sempre molto efficace. Allora ragazze, io direi sono le 21:06, direi di iniziare. Che dite? Iniziamo? Vogliamo aspettare un altro pochettino che arriva qualcun altro? Però voi siete state puntuali, quindi mi sembra anche giusto nei vostri confronti di iniziare adesso, in questo momento. La musica soul per me è, cioè ve la farei fare con questa musica qua la meditazione, la respirazione. Enrica, buonasera. Allora, pronte? Dunque,
siccome non me ne importa niente, sono le 9.06, voglio rispettare voi che siete state puntuali. Ciao Erika, quindi adesso sedetevi comode, chiudete gli occhi e seguite quello che vi dico. Ecco Cinzia! Allora, chiudiamo un attimo gli occhi. Ora spengo un attimo le luci, così non mi vedete nemmeno a me. Mi rilasso anch'io. Aspettate. Se potete, spegnete le luci intorno a voi. Mettete i piedi ben radicati a terra, ben ancorati a terra. E immaginate sotto i vostri piedi una spirale, un vortice luminoso che vi connette direttamente a Madre Terra, al cuore di cristallo della Terra. Adesso prendete una bella, fate un bel respiro profondo, inspirate. Ed espirate ansia, fretta, stress. E guardate come queste emozioni scendono giù in questa spirale. Inspira di nuovo. Inspira luce bianca ed espira rabbia, frustrazione, controllo, paura e guarda come queste emozioni piano piano, man mano che inspiri ed espiri, scendono giù verso questa spirale. Ancora una volta, inspira luce bianco dorata ed espira stress, mania di controllo, rigidità, ansie. Guarda come queste emozioni scivolano giù dai tuoi piedi verso il cuore di cristallo di Madre Terra, che ricicla queste energie e le fa rifiorire dentro di te sotto forma di calma, pazienza, fiducia, relax, vuoto mentale, serenità, chiarezza. E ti riempie di uno spirito nuovo. Fai un bel sospiro anche liberatorio, perché adesso sei libera. Inspira ancora una volta ed espira tutto quello che ancora hai da lasciare andare. Inspira ancora questa luce bianco dorata e espira ancora qualche residuo di grigiore e di stress che è rimasto attaccato alla tua aura e ai tuoi chakra. E chiedi a Madre Terra di prendere queste energie con sé e di tramutarle
voce, in calma, in chiarezza, in grazia. Ancora un altro respiro. Adesso potete aprire gli occhi. Ah, come vi sentite? Ci siete, ragazze? Oppure vi siete addormentate? L'ho fatta rapida perché altrimenti stavamo qua 3 ore. Di solito nel mio gruppo le faccio durare molto di più, però adesso non potevamo perché avevo pensato di fare una diretta breve, quindi l'importante è che adesso abbiamo riciclato le energie di ansia e di confusione e di caos che c'erano dentro di noi. Allora, ragazze, se siete pronte, io direi di iniziare. Dunque, aspettate un secondo che tolgo tutto. Ah, bene, Elisa, Enrica, scusami, sono contenta. Allora, ragazze, stasera... Ah, bene, Patrizia, ti senti presente? Ti senti più presente in questo momento? Perché la nostra mente, quando siamo presi dalle cose dell'esterno, purtroppo anche la nostra anima tende ad allontanarsi dal nostro centro. Quindi ogni tanto, anche durante la giornata, è sempre buono fare degli esercizi di pulizia e di centratura. E io lo faccio ad esempio con l'incenso, oppure lo faccio semplicemente, ecco, connettendomi col mio respiro. Adesso mi sono talmente rilassata che sto sbadigliando anch'io. Allora, stasera parleremo di come esprimere noi stesse al 100% con gli uomini. Le ragazze che sono nel gruppo Brilla come una Dea già sanno molte di queste cose, però stasera voglio condividere, diciamo, una piccola panoramica con voi anche che fate parte di questo gruppo. Dunque, allora, qual è il primo ostacolo che ci impedisce? Adesso voglio che interagiamo, cioè nel senso io parlo, però voglio che interagiamo. Secondo voi, che cosa ci impedisce di essere trasparenti, di essere noi stesse al 100% con gli uomini, soprattutto con quegli uomini che ci piacciono particolarmente? Lo voglio sapere da voi, scrivetemi qua sotto, perché un conto è che parlo solo io, un conto è che invece c'è uno scambio, c'è un'interazione, le cose si fissano molto meglio dentro di noi se facciamo così. Quindi, secondo voi, che cosa ci impedisce, che cosa ti impedisce di essere aperta e vulnerabile con gli uomini? Allora, Elisa ha scritto la paura di non piacere così come siamo. Ok. E perché c'è questa paura di non piacere come siamo? C'è un motivo dietro questa paura di non piacere, no? Scrivetemi, ragazze, eh? Io vi aspetto nei commenti. Non fate le timide, eventuali pregiudizi. Ok. E che cosa c'è dietro questi pregiudizi?
Perché abbiamo così paura di non piacere? Perché abbiamo paura dei pregiudizi? Domanda da 1 milione di dollari. Le maschere che spesso, la maschera che spesso indossiamo, ok, però perché indossiamo la maschera? È come la tana del bianconiglio. Andiamo sempre più in profondità, Patrizia. Il bisogno dell'approvazione dell'altro perché non amiamo abbastanza noi stesse. E qui vi volevo. Scusate. E qui vi volevo. Il problema fondamentale è che noi, prima di tutto, non ci conosciamo. Non ci conosciamo per niente, conosciamo soltanto quella parte di noi che diciamo che viene accolta dagli altri, no? Che ma ci hanno detto: "Oh, come sei carina quando sei gentile, e come sei brava quando sei generosa, quando offri il tuo tempo indiscriminatamente a tutti quanti, così senza freni." Noi purtroppo la società, a partire dalla nostra famiglia, a partire dai nostri genitori, che poverini, non sono consapevoli, Cinzia ride, purtroppo ci hanno fatto mettere delle maschere. Ciao Sonia, buonasera. Ci hanno costretto ad indossare delle maschere e se noi non mettiamo quelle particolari maschere, purtroppo non piaciamo e non veniamo accolti. E dentro di noi scatta una paura molto primordiale, che è una paura proprio atavica, di sopravvivenza quasi. Dice: "Oddio, se lui, se lei non mi accetta così come sono, io muoio." È una cosa forte, però in effetti dentro di noi scatta proprio questo, questa paura di morire quasi, perché quando noi non vediamo l'amore, cioè quando noi non siamo amati, è come se perdendo l'amore dentro di noi sorge una paura della morte quasi, no? E quindi siamo costrette continuamente ad indossare delle maschere. A me, per esempio, è sempre stato così. Non so a voi, ma io fino a poco tempo fa, si può dire fino a un paio di anni fa, io ero così, nel senso mostravo soltanto la mia luce, soltanto la mia positività, soltanto le mie, appunto, i miei lati belli, perché volevo piacere a tutti i costi, soprattutto quando si trattava di uomini che mi piacevano, dicevo dentro di me, pensavo. Ciao Federica, buonasera. Dicevo dentro di me. E se io gli mostro tutto questo mio lato, tutta questa sorridente, tutta questa cosa che mi puoi anche pestare con una trebbiatrice, però io rimango: "Ah, grazie, oh, non ti preoccupare, non è successo niente." Cioè, questa cosa qua io vi dico, ragazze, ho ingoiato parecchio, veramente. Il bambino quando è piccolo ha bisogno dell'amore per sopravvivere, esatto. Siamo dentro di noi, sapete, no? Come io nel mio gruppo Brilla come una dea ne parliamo spesso di questo bambino interiore. Tra l'altro anche su YouTube c'è un mio video proprio sull'importanza del bambino interiore. Quando il bambino, la bambina che sta dentro di noi non si sente amata, non si sente amato, fa di tutto per attirare l'attenzione perché pensa che l'amore venga dall'esterno. Questa è una cosa importantissima da capire, perché in quel modo là noi proprio entriamo nella modalità bambino, non nella modalità adulto. Noi dentro di noi c'è tutto, c'è il bambino, c'è la madre, c'è il padre, c'è l'amante, c'è persino l'amante. Adesso vi svelo anche questo. C'è persino l'amante, anzi ce ne sono miliardi di amanti. Però di questo magari ne parleremo in un'altra diretta. E quando lasciamo che sia il bambino a comandare, e soprattutto quando lasciamo questo bambino denutrito d'amore,
non coccolato, non ascoltato. Il bambino, secondo gli psicanalisti, si traduce nelle emozioni, perché il bambino infatti è pura emotività, è pura emozione, non ha logica, non ha razionalità, è solo emozioni. E quindi quando noi non ascoltiamo questo bambino, ovvero quando noi non ascoltiamo noi stessi le nostre emozioni, è il caos. Succede dentro la casa nostra, dentro il nostro tempio, succede il caos. Stasera contatto l'amante interiore. Sì, guarda che è potente, poi dopo ne faremo una diretta. Succede il caos e succede che, aspettate, mi sono scritta dei punti, che ignoriamo i nostri sentimenti, le nostre emozioni. E io quando, diciamo, nelle mie storie, diciamo, ho avuto questi momenti di forte sfogo delle mie emozioni, cioè che praticamente magari stavo con degli uomini, poi tornavo a casa e piangevo a dirotto come una fontana, e in realtà prima che succedesse l'esplosione della pentola a pressione, io dentro di me, cioè, c'erano delle vocine, c'erano le mie emozioni che mi dicevano: guarda che non stai bene. Cioè dentro di me io non stavo bene, a volte anche la nausea, a volte mi sentivo controllata, a volte mi sentivo proprio manipolata. Però queste cose io le ho viste dopo. Cioè in quel momento, quando io ero con una persona che mi piaceva talmente tanto, perché ero nella mia mente, per questo ho iniziato a studiare e a fare pratica di energia femminile, per evitare di stare nella mente e di ritornare a riconnettermi col mio inconscio. Ciao Rocio, buonasera! Ritornare a riconnettermi con le mie emozioni, con il mio intuito. Perché in quel momento, quando c'era una persona che mi piaceva particolarmente, io soffocavo tutto. Cinzia scrive: io mi immobilizzavo. Ecco, succede questo, succede che la tua mente, talmente che fa delle proiezioni, oppure il bambino interiore, talmente che è privo di amore, che si attacca a qualunque cosa, si attacca a qualunque persona che gli dà quel briciolo d'amore che magari noi non gli stiamo dando. E quindi io poi però, cioè, poi la mia adulta, quando sono tornata a casa, una fontana di lacrime, perché non dentro di me lo sapevo benissimo che quella relazione, che quella situazione non era sana per me. E nonostante io sentissi queste voci, questa sensazione di fastidio, non la stavo per niente ascoltando. Ecco, quindi Cinzia mi capisce bene, penso che anche le altre ragazze con cui sto parlando, penso che sia successo anche a voi, no? Che avete, diciamo, vi siete ritrovate a non ascoltare voi stesse, non ascoltare il vostro intuito, le vostre voci interiori, le vostre emozioni, avete coperto, proprio seppellito, proprio sotto la sabbia tutte le vostre intuizioni e il vostro sentire, perché l'energia femminile è l'energia non della mente, ma della sensazione, del contatto col corpo, del contatto con l'istinto, del contatto con le emozioni. Questa è l'energia femminile. Vediamo Elisa che dice: a me capitava con un ragazzo in questi mesi. Ok, quindi ti capitava che ti sentivi soffocata da te stessa, no? Perché questo è quello che succede, ci si sente proprio soffocate. Adesso sono decisa ad ascoltarmi e a lasciar perdere, che poi è veramente facile, una volta che, cioè, ci vuole pratica a stare in contatto col corpo, perché il corpo ci parla in continuazione, ragazze, ci parla in continuazione. Siamo noi che diciamo: ma sì, ma chissà se, oppure una cosa che io facevo tremenda, cioè stavo ad ascoltare quello che mi dicevano gli altri. Magari questa persona con cui mi frequentavo aveva una reputazione che dicevo: mamma mia, però questo è amico di questo, di quest'altro, quindi vuol dire...
Oppure ascoltavo altre voci che erano magari delle mie amiche che mi dicevano: "No, ma guarda, ti stai sbagliando". No, no, adesso io non ascolto più nessuno, cioè ascolto anche le mie amiche a volte, però per avere dei feedback così esterni, però prima di tutto la vita è la mia, quindi ascolto me stessa perché lo so io quello che sto sentendo, cioè sono io che devo stare in contatto con quest'uomo e scusate, sentire cosa sento quando sto con lui e quando non sto con lui. Questa è una cosa fondamentale, ragazze. Voi dovete, se per scegliere se una persona è adatta a voi, dovete sentire cosa provate quando siete con lui, ma anche quando non siete con lui. Che cosa vi lascia una sensazione di sicurezza, di dubbio, di ma non lo so. A me tanti ragazzi che magari all'inizio erano super super propositivi, si lanciavano in avanti, chissà che volevano fare, poi dopo un po' sparivano così e io dicevo: "Ma quando questo non ci sta, cioè quando lui non è con me, io non sento questo trasporto, questa cosa, perché soltanto quando siamo in presenza è possibile, poi dopo sparisce". E quindi mi facevo delle domande, osservavo. Ecco, una cosa molto importante è ritornare ad osservare dall'esterno. Cinzia ha scritto: "Bravissima, se ascolti gli altri non hai consapevolezza del tuo valore". Sì. Soprattutto perdi quel contatto. Cioè, noi ragazze, perché siamo qua? Perché ci siamo scordati di come ci si ama, di come ci si nutre, di come. Perché siamo sempre a pensare a quello che pensano gli altri, ci bombardiamo di video, tutorial su come si fa questo, come si fa quest'altro. Però io una cosa che ho imparato, infatti anche per fare questa diretta, cioè mi sono messa là, ho detto: "Adesso tiro fuori tutto quello che c'è da tirar fuori". Già è tutto dentro di noi, questo lo diceva Rumi, un poeta famosissimo e bravissimo, sicuramente lo conoscete. Rumi diceva: "Non devi cercare niente fuori, è già tutto dentro di te". E secondo me Rumi si riferiva anche al fatto che tutta la tua saggezza, anche per quanto riguarda il rapporto con gli uomini, è dentro di te, devi semplicemente ascoltarti. Devi semplicemente ascoltare le tue emozioni, che cosa ti dicono in quel momento? Ok, quindi ritornando al discorso delle sensazioni, aspettate un secondo. Ecco, un giorno, siccome io stavo impazzendo, c'era cioè un periodo che stavo veramente impazzendo, ho detto: "Ma come faccio io?" Cioè, ero completamente disconnessa dal mio intuito. Ero completamente disconnessa dal mio intuito e sono andata così. Io, a me piace tanto guardare video in inglese e ho iniziato a guardare questi video così. E c'era un video il cui titolo mi aveva colpito e diceva: "La cosa", mi ricordo, "la cosa che più fa impazzire un uomo". Io ho detto: andiamo a vedere", perché giustamente ero in modalità richiesta, ok? In modalità assolutamente in richiesta. Sono andata a vedere questo video e ho detto: "Ma come devo fare per piacere? Perché faccio così e non piaccio, faccio colà e non piaccio, fammi vedere". Sono andata a vedere e c'erano questi coach famosi che dicevano proprio questo, dicevano: "Il segreto numero uno per piacere agli uomini è essere te stessa". Io ho detto: "No! Come devo essere me stessa?" Io, cioè, in quel momento ho detto: "Cazzarola, ho sbagliato tutto, cioè nella mia vita ho sbagliato tutto, perché pur di piacere mi sono violentata, gli ho mostrato dei lati di me che erano troppo zuccherosi, troppo edulcorati, che non erano la vera me. Devi essere te stessa, devi mostrare i tuoi lati negativi, le tue ansie, le tue paure, tutto, altrimenti non costruisci, cioè non c'è nessuna relazione. Se tu mostri a un uomo, anche nelle prime fasi proprio, c'erano dei coach che dicevano proprio questo: quando tu all'inizio di una conoscenza mostri soltanto
praticamente le due luci. E non puoi vedere se quella persona effettivamente è adatta a te. Non sto dicendo che all'inizio devi svomitargli addosso tutto il tuo passato. Abbiamo fatto anche una diretta in Brilla come una dea su come mostrare le tue vulnerabilità, cioè si mostrano lentamente, ovviamente, i lati anche ombra, no? Però comunque mostrali, cioè non devi essere la perfettina. Anche nelle stories, non lo so, io prima tendevo a mettere tutte queste mie foto, proprio, invece adesso no, cioè metto come sono io, perché cioè io voglio vicino a me una persona che mi accetti così per come sono, pazza, maniaca, folle, anche distruttiva, anche caotica, confusionaria, anche incoerente, cioè tutto. Cioè, devi prendere tutto il pacchetto, non so se vi risuona questa cosa. Vediamo che cosa ha scritto Cinzia. Wow, come si fa a non essere in modalità richiesta? Qual è l'atteggiamento da adottare per non rischiare di essere aggressiva o fredda? La modalità richiesta è quando praticamente tu sei talmente bisognosa d'amore che se va in giro come una mendicante e quindi ti attacchi come una cozza a qualsiasi uomo che ti sembra, senza manco conoscerlo, che ti sembra papabile e ti ci attacchi come una cozza. Questa è la modalità richiesta. L'atteggiamento da adottare, ne abbiamo parlato anche tante volte in Brilla come una dea, è quello dell'essere osservatrice, dell'essere distaccata. Cioè di osservare l'uomo, di non cadere subito, perché all'inizio tutti noi, cioè mostriamo anche l'uomo, no? Giustamente, quando si inizia ad uscire ci mostrano, oh, quanto sono figo, guarda qua, so fare questo. Io tante volte conoscevo degli uomini, mi mandavano le foto di loro che stavano sulla barca, non so, a fare acrobazie. Io a volte proprio non me li filavo. Però ecco, semplicemente osservare, ti devi mettere in modalità osservatrice ed essere calma. E questo è l'atteggiamento, non devi essere aggressiva o fredda, no, devi essere calma, cioè rilassata, tu sai il tuo valore, tu sai che sei una, io dico, noi, come nel mio ebook che ho scritto, siamo dee su un piedistallo. Se tu hai questa concezione di te che sei una dea e sei su un piedistallo e che gli uomini che ti circondano soltanto perché sono in tua presenza, solo la presenza dell'energia femminile all'energia maschile diventano pazzi. Soltanto questo ti deve far, cioè, pensati proprio come una dea, è molto semplice. Pensa ad un momento in cui ti sentivi super dea, super figa, super sicura di te, che non dovevi forzare niente, eri nel tuo pieno stato di calma, di relax. Poteva pure succedere un maremoto davanti a te, non ti saresti mai smossa. Questa è l'energia da avere. Non bisogna essere fredde, aggressive, far finta di usare tecnicucce. Io non uso, non sono tecniche, sono cose reali. Cioè, ragazze, noi siamo dee. Deriviamo dall'amore divino che ci ha create, bellissime, così come siamo, con tutti i nostri difetti. E questa è quella che sono. Non devo andare bene, cioè non devo modificarmi per piacerti, no. E soprattutto devo semplicemente stare lì ad osservarti. Se sono io che decido se tu mi vai bene, senza però stare a, cioè, come dire, essere snob, no, con molta calma, rilassatezza, così. Vediamo che mi avete scritto. Elisa ha scritto: ah, fatalità, mi ha appena scritto il tipo di. Niente succede per caso, Elisa. Patrizia ha scritto: sempre, peccato che poi si manifestano per quello che sono quasi subito. Benissimo, va bene, anzi, meglio. Meglio che si manifestano per quello che sono quasi subito, così si è bloccato. Mi vedete? E è meglio se si manifestano come sono quasi subito, perché così non devi perdere tempo a cioè non chiudi un capitolo e magari ne apri subito un altro. In una diretta in Brilla come una dea, buonasera Marienza.
Non so se vi ricordate, vi dissi che di solito la cosa migliore da fare quando si iniziano a conoscere degli uomini è conoscere almeno tre alla volta. Cioè non uno, non due, tre! Non so se ve lo ricordate, adesso però stiamo sforando, ragazze. Allora, stiamo sforando, poi ne faremo un'altra diretta, mi fate tutte le domande che volete sui primi appuntamenti, eccetera, ma così però andiamo troppo sfarfallando. Comunque, questo per dire che siccome siamo dee, non dobbiamo stare appresso a un solo turso così. No, noi siamo piene, abbiamo abbondanza. Nel mondo c'è abbondanza, ragazze. C'è abbondanza, quindi scrivete a uno, scrivete a due, scrivete a tre. Così se uno non vi risponde quell'altro. Se l'altro non vi risponde quell'altro. Se non vi rispondono tutti e tre, sti cavoli. Non sono adatti a me, non sono adatti a voi. Via, via. Non capiscono il vostro valore, non fa nulla. Non sto dicendo di disprezzare, no, no, semplicemente ognuno di noi è in un particolare stadio evolutivo. E ci sono degli uomini che purtroppo non capiranno il vostro valore di idee, ok? E quindi di conseguenza non fa nulla, prenderanno delle altre donne che sono più a loro livello di consapevolezza, più a loro livello di evoluzione. Non dobbiamo fissarci, questo è lasciar fluire, energia femminile, lascia fluire, non è attaccata a nulla. Allora, vediamo che cosa mi avete scritto. Enrica, Giorgia, grazie, questa diretta capita proprio nel momento giusto. Ci siamo sintonizzate, ma non era prevista in realtà. Oggi stavo preparando ho preparato un intervento per una radio e ho detto, ma dai, facciamo questa diretta. È stata molto fortuita. Mi fa piacere però di esserti d'aiuto. Allora, Cinzia, evviva i torsi! Cinzia, pazzissima. Ok, quindi che cosa stavamo dicendo? Quindi loro adorano, ecco una cosa che vi stavo, ricolleghiamoci al discorso di prima. Allora, stavo dicendo, aspettate, giro un attimo, faccio un attimo un sorso di acqua, nel frattempo scrivetemi se queste cose vi sono utili, come le trovate, come vi sentite, soprattutto nell'ascoltarle, perché io quando le ho sapute, quando le ho imparate, ho detto wow, mondo nuovo, ciao Domenico. Ok, allora, quindi abbiamo detto che la cosa che più gli uomini. Domenico, buonasera! Ma mi sa che c'è anche Lorenzo. No, Lorenzino! Stasera siamo in compagnia di due dolci maschietti, ragazzi, due energie maschili molto belle. Siamo fortunate. Allora, stavo dicendo che una cosa, e confermatemelo voi maschietti, voi energie maschili, non mi piace dire maschietti, energie maschili, che qua tutto è energia. Una cosa che fa impazzire gli uomini è proprio quando noi esprimiamo le nostre emozioni. Perché? Perché l'energia maschile è un'energia di logica. È un'energia di mente, è un'energia di stare a programmare, a calcolare, a decidere, a fissare. È un'energia molto razionale del fare, 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 fare. Infatti, quello che è successo nella nostra società è che anche noi donne ci siamo mascolinizzate. La nostra energia, che precedentemente era più femminile e meno maschile, ora si è sbilanciata, è più maschile. Ecco perché dobbiamo riscoprire la nostra energia femminile, perché in questo modo, aspettate un secondo, altrimenti mi arrivano i messaggi e poi voi vi sentite il suono e non è giusto, e io ho dimenticato di chiudere l'audio. Allora. Quindi l'uomo, ah, anche Martina, buonasera Marti.
L'uomo ha una voglia esagerata di scoprire, di connettersi con il mondo delle emozioni, perché lui non ha, poverini, non hanno molto accesso al mondo delle emozioni, al mondo del cuore. Sono più per la logica, vivono più qua nella testa, qua. L'uomo è più qua. La donna è da qua in giù, come vi dico sempre, energia femminile dalla testa. Dal collo in giù è corpo, è cuore, è emozione, è impeto, è casino, è caos, non ci si capisce niente. L'uomo questo lo adora, adora essere travolto dalle emozioni. Quindi noi perché dobbiamo ritornare a riconnetterci con... Ecco, Domenico mi conferma che ci sono donne ammascolate, vero? Ho detto bene, Dome? Patrizia ha scritto: eccomi, la mia energia è molto maschile. Ciao Marti. Sì, bisogna poi anche vedere, cioè non è che maschile è negativo e femminile è positivo, no, perché ci sono anche poi le energie maschili ferite e le energie, ho detto maschili ferite e femminili ferite, quindi bisogna vedere la tua energia, Patrizia, maschile, ok, cioè serve anche, questo per dire che l'energia maschile serve. Serve per, ad esempio, portare nel mo io in questo momento che sto parlando con voi, è vero, sono connessa con il mio cuore perché vi sto parlando col cuore, cioè non sto parlando, cioè è tutta una connessione, però sto comunque usando la mia energia maschile per propormi a voi, per parlare, per agire, per fare, per farvi fare delle azioni, altrimenti starei in silenzio a danzare così. Quindi l'energia maschile serve, però ci deve essere sempre un equilibrio tra l'essere e il fare, tra il cuore e la mente, perché troppa mente in noi donne fa un casino pazzesco e va a finire che roviniamo anche sul nascere delle relazioni che potrebbero essere molto belle perché nella relazione, nella coppia, anche all'inizio di una relazione, se non c'è tra energia maschile e energia femminile, cioè se la calamita è come la calamita se è più, se incontra, cioè se questa calamita è più e questa è più, cioè se energia un uomo di energia maschile incontra una donna che però ha molta energia maschile, proprio immaginare questo suono. Invece ci deve essere polarità. L'uomo, polarità maschile, donna, polarità femminile. Quindi una cosa che gli uomini adorano è quando noi siamo nella nostra energia femminile, quando noi esprimiamo le nostre emozioni. E quando possono accedere appunto al nostro mondo. Quindi perché dobbiamo esprimere le emozioni? Prima di tutto le dobbiamo esprimere per questa cosa che vi ho detto e per creare connessione con l'uomo. Perché quando noi siamo in silenzio, non ci esprimiamo, purtroppo a lungo andare, a parte che si creano rabbie represse come l'esempio che vi facevo prima, no? Ma poi si crea una disconnessione totale. Per questo esprimere le emozioni è fondamentale. Cioè, se io sto con un uomo che mi fa sentire, non mi fa sentire donna o non mi dà mai una carezza, io, cioè, ci sono passata, non mi accarezza, non, io ho bisogno del tocco, ad esempio, ho bisogno di essere accarezzata, mi piace quando mi accarezzano i capelli, mi piace quando mi piace anche essere tante volte abbracciata, mi piace, però a volte mi sono capita di degli uomini che erano un po' poco cinestetici, cioè poco tattili, poco sensoriali. E io non ho detto questa cosa e ho bloccato? Ok. Ho incamerato perché non dicevo, perché dicevo, mamma, se lo dico, poi questo se ne scappa perché lui non è un tipo abituato a questo. Però sti cavoli, cioè sti cavoli.
nel senso. Dillo, cioè se tu vuoi essere abbracciata, se vuoi, ti piace ricevere le carezze, se ti piace essere toccata in un particolare zona, non lo so, non nelle zone, sì, anche, però se ti piace stare mano nella mano, queste cose qua semplici, lo devi dire, lo dobbiamo dire ragazze, perché è una cosa molto di vulnerabilità, di essere vulnerabili con gli uomini. E gli uomini adorano gli uomini con una bella energia maschile, non gli uomini un po' così cosà. Adorano far felici le donne. Vi do questa bella notizia. Un uomo con una bella energia maschile adora far felice le donne. Quindi se noi gli diciamo, guarda, a me piace proprio tanto, cioè no a dire, oh, mi devi dare la mano perché se no, con l'energia femminile, lo esprimi con la tua energia femminile, mi piacerebbe proprio tanto, tanto, tanto se camminassimo mano nella mano perché mi fa sentire proprio. Anche se non dici bene tutte le parole, anche se ti esprimi con i versi, però è quello, cioè non conta la parola, conta la tua energia, quello che tu esprimi, però lo devi fare, lo devi esprimere. Vediamo che state scrivendo. Che le donne hanno troppi neuroni. No, ma le donne ce li devono avere i neuroni, soltanto che magari li usiamo anche quando non dobbiamo usarli, li usiamo un po' troppo, anche quando bisognerebbe usare di più il cuore. E la vede come amica, scema l'attenzione. Ah, sì, quando c'è, sì, quando c'è questa polarità sbilanciata. Domenico ha scritto: ce ne sono diversi di tipi di neurino nella donna. Sì, forse boh, ma stai pensando che perché mi guardi così, ho capito? Vabbè, aspetta, Domenico, che cosa stai dicendo? Ah, vabbè, no, Domenico forse dice che le donne si fanno tante pippe mentali e invece se fossimo, cioè con gli uomini bisogna essere molto diretti e dire le cose che ci piacciono e quelle che non ci piacciono. Anche in questo modo poi selezioniamo, perché ricordatevi la dea sul piedistallo che sta qua. Anche così selezioniamo l'uomo adatto a noi, cioè se un uomo non ci può soddisfare in alcune richieste che per noi sono importanti, non sto parlando delle cosette, ma in alcune cose che sono importanti, per esempio a me, cioè per me è fondamentale essere accarezzata e abbracciata, quello mi dice no, io sono così, no, non ti abbraccio, oppure. Cioè, allora io magari ci penso prima di continuare la cosa, dico, però per me è una cosa fondamentale, cioè, no, allora no. Cioè, capito? Diventa anche un modo per scegliere la persona che se può o non può stare con te, ragazzi, perché dobbiamo ribaltare un po' tutto. Cioè, una persona non è che è l'uomo che sceglie te, siamo noi che scegliamo loro. Se possono o non possono stare a contatto con la nostra energia, perché ricordiamoci che noi donne abbiamo un'energia divina. Nelle culture andine dell'America Latina, la donna era venerata, cioè bisognava avvicinarsi alla donna che era una sciamana, era una curandera. Aveva dei saperi molto antichi, curava addirittura il villaggio. Solo le donne avevano accesso ad un particolare tipo di sapere. Queste sono cose che si trovano, se vi interessano, nei libri di Mamani. L'uomo venerava la donna, adesso si è tutto capovolto, cioè siamo noi che siamo appresso agli uomini, così cosa. E invece no, e invece no. Non è così, Domenico, per favore. Patrizia ha scritto: io credo che determinati gesti non vadano richiesti. No, no, invece, no, invece sì, Patrizia, perché gli uomini non è detto che capiscano quello che noi donne vogliamo, perché magari hanno avuto delle esperienze precedenti con altre donne che magari erano nella loro energia maschile, che li hanno bloccati, magari loro volevano fare, volevano abbracciare, però magari. Alcune donne hanno detto no, lasciami stare, a me non mi piace, mi fai sudare, sei tutto appiccicoso. E magari quello è successo il trauma e non hanno più, non si sono più azzardati. Invece no, vanno richiesti, vanno richiesti.
Mi faccio un altro sorso. Domenico ha scritto: bisogna avere una sensibilità per capire. Sì, ma ripeto, oltre a usare gli extrasensi, le capacità, la chiaroveggenza, la chiaroconoscenza, la chiarosenzienza, io direi di essere esplicite in quello che vogliamo. Basta saperlo dire in maniera femminile, non forzando mai le cose. Anche l'ovulo sceglie qual è lo spermatozoo che può fecondarlo. E non è vero che lo spermatozoo più veloce a fecondarlo. Sì, è lo spermatozoo che sceglie l'ovulo. Esattamente, hai fatto una metafora perfetta. L'energia femminile è l'ovulo, ok? È l'ovulo e lo spermatozoo è l'energia maschile. Noi stiamo ferme, però effettivamente anche nella nostra staticità, cioè nell'essere così, che noi da osservatrici, nel comportarci appunto come dee e come ovuli, comunque sì, io penso che, come dice Cinzia, l'ovulo non farà entrare tutti gli spermatozoi. Esatto, bella, una metafora bellissima. Patrizia ha scritto: allora prima si fa qualche seduta dall'analista e poi ci rincontreremo anche. Però dall'analista, cioè, magari io non direi mai a un uomo: vai dall'analista, te devi curare per stare con me. No, cioè, no, se dovessi fare una cosa del genere non la farei. Oppure se lui è disposto, però deve venire da lui, non so. Non mi sentirei di dirgli una cosa del genere. Se lo vedessi una persona aperta, magari potrei provare a parlargli. Però non lo so, oppure gli direi vado io. Cioè, ricordiamoci che la responsabilità è sempre la nostra. Quindi magari vado io dall'analista. Cioè, perché non possiamo obbligare nessuno ad andare a farsi curare, eccetera. Perché è vero, tanti uomini c'hanno tanti e tante, cioè, soprattutto anche noi donne. Abbiamo tanti traumi del passato, tante cose che dobbiamo guarire. E però ecco, non dobbiamo manco nemmeno aspettare la perfezione per sentirci di stare in una relazione, perché se la perfezione non arriverà mai. Si cresce insieme, ecco, si cresce insieme. Patrizia non lo direbbe. Ok, sì, se viene da lui bene, altrimenti ne scegli un altro, Patrizia, perché non è detto che tu debba fare, anzi ve lo dico sempre, in brilla come una dea, che nessuno deve fare da croce rossina a nessuno. Cioè noi donne non nasciamo per essere delle guaritrici nelle relazioni, cioè guariamo chi vuole essere guarito, ma non possiamo guarire il nostro partner, perché sennò diventa una relazione disequilibrata e non è più una relazione, diventa un rapporto madre-figlio, una cosa un po' particolare. E sì, Domenico, però su questa cosa non so, non me lo si. Non lo so, ognuno poi senta di fare quello che. Cioè, faccia quello che senta. Però se proprio io vedo che questa persona ha bisogno di un analista. Magari, cioè dico no, non voglio fare la. Cioè, perché poi il percorso non è che uno cambia dall'oggi al domani, capisci? Non si cambia così velocemente. Quindi perché devo stare ad aspettare? Non lo so, ragazze, la vita è breve, cioè bisogna anche un attimo godersela e non affondare nei problemi. Ok, allora detto questo. Stavamo dicendo il fatto che se non lo esprimiamo creiamo disconnessione, invece no, dobbiamo parlare. Ecco pure Francesca, buonasera Franci. Dobbiamo parlare di noi, cioè quando stiamo con un uomo che lo conosciamo soprattutto all'inizio, non dobbiamo parlare di cose esterne, del lavoro, no.
Parliamo di noi, prendiamoci il cosiddetto we time in cui esprimiamo noi stesse. E quindi che cosa possiamo esprimere? Cioè, nel senso, quando magari pure all'inizio conosciamo un uomo, noi usiamo, diciamo, il contatto con il nostro corpo per esprimere sia le cose belle, quindi i sentimenti, io dico sempre, no, come si fa, aspetta adesso un attimo, mi si stanno un attimo intrecciando le idee perché vorrei dire tutto e subito. Allora, che cosa esprimiamo? Cioè, che cosa significa essere vulnerabili? Essere vulnerabili significa esprimere prima di tutto i nostri confini sani. E questo è un tema che io ho trattato tantissimo in Brilla come una dea, ne abbiamo fatto tante dirette. Confini sani significa esprimere quello che a noi sta bene e quello che a noi non sta bene. Per esempio, se io non voglio avere un rapporto fisico con un uomo, cioè non voglio aspettare, io glielo devo dire. Glielo devo dire, questo è un mio confine. Io adesso, non ti preoccupare, se la cosa va avanti, sicuramente sarà una cosa bellissima, ma non adesso. Magari glielo dici scherzando, io uso sempre l'energia dello scherzo e della giocosità per veicolare i miei messaggi agli uomini. Ma oh, mi sentite? Sì. Quindi serve, innanzitutto usate, cioè esprimiamo questi confini sani, non abbiate paura, perché questa è una cosa fondamentale, esprimere i confini, ragazze. Io se avessi saputo di questa cosa dei confini sani, cioè di essere assertive, cioè se tu pensi delle cose e hai dei tuoi confini, non devi avere paura di esprimerli per paura di essere mollata. No, non te ne deve fregare. Tu sei così, non puoi abbassare i tuoi standard per il primo che capita. E io l'ho fatto. Infatti poi mi sono sentita una pezza. Ho fatto delle cose che mi hanno fatto sentire svalutata. Il giorno dopo stavo completamente a terra perché dicevo, Madonna Santa Gio, cioè, mo perché è arrivato questo che ti piaceva una cifra, hai fatto quello che non sentivi, cioè perché io fin dei conti non lo sentivo, l'ho fatto soltanto perché ho detto vabbè, ma poi passo come quella alla pesantona. No, se senti lo fai, se non lo senti lo dici e non lo fai. È molto semplice in realtà. Poi un'altra cosa è esprimere i lati oscuri. Che significa esprimere la vulnerabilità? Vuol dire esprimere anche i tuoi lati oscuri. Non devi fingere. Se esci con un uomo e quella sera stai nervosa, oppure ti è capitato una cosa che ti fa sentire arrabbiata, oppure un po' frustrata, oppure un po' depressa, dillo. Stasera mi sento così. Bisogna sempre, 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 sempre dire come ci si sente. Perché? Perché? Prima di tutto perché così esprimiamo la nostra autenticità con un uomo. E gli uomini adorano quando noi siamo autentiche, quando siamo reali. Perché se noi non siamo reali, che cosa succede? Se noi non siamo autentiche, succede che gli uomini non si sentiranno sicuri di aprirsi a loro volta. Cioè, se io sto, ma anche io con gli, cioè anche noi donne pensano, se tu capiti con una persona che ti fa sempre la mascherina, come stai? Bene, grazie. Poi però, cioè, tu te ne accorgi dalla sua energia che bene non sta. Cioè, tu che cosa pensi di quella persona? Io penso che è una persona falsa, che è una persona che ha paura di mostrare i suoi lati, oppure che vuole essere per forza positiva, sai, quelle cose pure io le pensavo, no, ma devi sempre essere positiva, dai, vai, gioca, ridi, anche se ti viene da vomitare. No, cioè no, perché ti stai illudendo te stessa, ti stai prendendo in giro e stai prendendo in giro anche quell'altra persona, l'uomo, che a sua volta, poverino, non si sentirà sicuro, le persone non si sentono al sicuro, sia che siano uomini sia le persone in generale.
quando vedono una persona che è sempre in uno stesso modo, non si sentono sicuri e non si apriranno. Quindi se tu cerchi connessione con una persona, con un uomo, però fingi di stare sempre bene, la persona non si aprirà e non si creerà connessione. Questa è una cosa potentissima. Esatto, si creano le maschere, ma non è sano. Cioè, proprio le maschere sono l'ultima cosa a cui dobbiamo pensare. E quindi è inutile fare le super fighe, le super woman, che non abbiamo bisogno di nessuno, non serve a niente. Noi siamo donne, siamo belle così come siamo, che abbiamo anche bisogno di aiuto, che siamo anche casinare, che abbiamo anche i nostri up and down, perché l'energia femminile è l'energia del mare. Immaginate le onde, il mare com'è? Il mare non è mai uguale a se stesso. Io quando ho scoperto questa metafora ho detto, perfetto, sono il mare, cioè mi sono resa conto che ero come il mare, però stavo fingendo di essere montagna, sempre uguale. No, il mare è mare, il mare è, può essere piatto, luminoso, è trasparente e cristallino, il giorno dopo ci può stare una burrasca, il mare si agita, fa un casino, tempesta. Mostrare anche quei lati là, perché no? Mostrarli senza però, e questa è una cosa importantissima, senza dare la colpa all'esterno o all'uomo o a chi sia, per come ci sentiamo. Per esempio, io mi ricordo che mi piace farvi gli esempi della mia vita perché così vi rimangono magari più impresse le cose. Che quando mi sono lasciata con un uomo, io non gli ho detto guarda, io mi sento, gli ho detto come mi sentivo, che non mi sentivo per niente a mio agio, non ero libera. Ho detto, però non ti preoccupare, non è colpa tua. Cioè, io gli ho detto come mi sentivo, io mi sento puntini puntini, ma non gli ho detto perché tu hai fatto questo. Magari mi sembra che gli ho detto perché mi sono lasciata, cioè io ho permesso che tu mi facessi questo, ma non è da lui, cioè il torto non è partito da lui. Ogni cosa che ci succede, ragazzi, ricordiamoci questo, siamo sempre noi che lo permettiamo. Quindi quando tu esprimi una tua vulnerabilità, una tua paura, un tuo modo di essere, una tua un tuo sentimento, non è causato da qualcosa dell'esterno, sei tu che hai reagito così, oppure sei tu che ti sei fatta fare quella cosa là. Infatti io gliel'ho detto non ti preoccupare, la responsabilità è mia, perché sono io che ho permesso a te di farmi questo. Allora vediamo che cosa ha scritto Elisa. Anche io ho fatto lo stesso paragone, per me sono come il mare, bellissimo. E ricordiamocela di questa metafora, perché è veramente quella più azzeccata. Cinzia ha scritto, purtroppo non è che si finge, siamo stati abituati a non poterci esprimere, represse, quindi a volte non sappiamo nemmeno noi. Sì, brava, è questo, non sappiamo nemmeno noi. Io mi ricordo la prima volta che una coach, mi ricordo a un corso, mi disse, Giorgia, come ti senti? Io, cioè non sapevo nemmeno io che emozione stavo provando. Lei ha detto, bene. Cioè veramente quella cosa lì mi è rimasta qua, ho detto, Gio, ma... Però non mi sono colpevolizzata, queste cose purtroppo non ce le insegnano a scuola, sono cose che impariamo poi, io ho fatto tantissimi corsi di crescita personale, video, cioè ho fatto tanto nella mia vita, quindi poi alcune cose le ho capite studiando, però da sola, però nessuno me l'aveva mai dette, cioè che c'erano queste emozioni, che bisognava stare in contatto con le proprie emozioni per vivere una vita che sia non in pasto agli altri, ma una vita in cui sei tu al centro della tua vita, sei tu che decidi, tu secondo appunto quello che tu senti dentro, perché noi siamo dei miracoli che si sono fatti carne e ognuno di noi è unico, con delle emozioni uniche, con dei propri doni,
e dobbiamo sempre di più conoscerci. La responsabilità è la nostra, sì, esatto, Domenico, è sempre la nostra. Quindi abbiamo detto vulnerabilità, esprimere confini sani, lati oscuri perché siamo così ci sentiamo più libere, perché così creiamo connessione, creiamo fiducia, perché altrimenti nessuno più si fiderà di noi. E quindi, e poi vi ho detto come esprimere queste sensazioni. Io mi sento questo è un modo di esprimere le sensazioni senza manipolare nessuno, senza ferire. Io mi sento così. Punto. Poi osservi l'altro che ti dice. Non devi dire io mi sento così perché tu mi hai fatto questo. No, io mi sento così e basta. Oppure questa sensazione, questa situazione, questa cosa che è successa mi ha fatto sentire così. E gli uomini di solito adorano queste cose perché comunque non sono abituati a, ripeto, a stare in contatto con le loro sensazioni, con le loro emozioni. Quindi noi li ispiriamo a stare più in contatto anche con le loro emozioni, con le loro sensazioni, se iniziamo ad esprimere noi stesse senza scaricare la responsabilità di quell'emozione o la colpa di quell'emozione. Non c'è la colpa dell'emozione, diciamo, la sorgente di quell'emozione su di loro. Ok, questa è anche una cosa fantastica che si può usare in coppia, con gli amici, al lavoro. È una arma molto potente che vi ho dato stasera per esprimere voi stesse senza timore. Ok, ragazze, allora, ecco, io direi che per stasera vi ho detto già tante cose, non volevo sovraccaricarvi di informazioni. Mi piacerebbe poi sapere che cosa ne pensate, come applicherete queste cose che vi ho detto nella vostra vita. Vediamo Cinzia che ha scritto. Ho capito che si tende a manipolare quando non sei nel tuo potere. Esatto, bravissima Cinzia. Quando non sei nel tuo potere, siccome pensi che la tua felicità derivi dall'esterno, vuoi far succedere per forza le cose? Inizi a manipolare gli uomini, inizi a manipolare tutti praticamente. Elisa ha scritto: a me è capitato di esprimere un mio sentire e l'uomo, però, che non è abituato a stare in contatto con le emozioni, si è anche spaventato di ciò che provava. Eh sì, succede perché comunque non siamo più abituati. È una questione di allenamento, di pratica. Si è spaventato di ciò che provava. Chissà quanta roba ci aveva sepolto dentro di sé quest'uomo. Deve fare un bel lavoro con le emozioni, questo ragazzo. Domenico, la storia insegna che dietro ogni grande uomo c'è una grande donna. Sì, è vero, infatti, è così, perché comunque gli uomini di... cioè, ecco Flynn che vuole entrare a proposito di uomini. A un certo punto, durante le dirette, vuole sempre entrare sgraffigna vicino alla porta. Perché le donne, comunque, gli uomini sostengono con la loro energia maschile le donne, e noi donne infondiamo negli uomini la nostra energia femminile, il nostro sentire, li apriamo a dei mondi superiori. Ok, tanta che cosa, Elisa, tanta cosa. Bene, ragazze, se avete altre domande, mi scrivete qua sotto. È una verità. Sì, è così. Ok, se non avete altre domande, girls, sono le 10 e un quarto. Io spero che questa, anzi sono sicura perché queste cose quando io le ho studiate, le ho scoperte, mi hanno cambiato la vita e spero, cioè ripeto, sono sicura che cambieranno la vita anche a voi, poi faremo altre dirette, poi comunque io nel mio ho un altro gruppo di cui fanno parte Cinzia, Patrizia, Francesca, che si chiama Brilla come una dea, in cui ogni venerdì facciamo delle dirette.
Questa settimana faremo probabilmente una diretta su come riconoscere se l'energia nostra femminile è un'energia sana oppure se c'è bisogno, insomma, di fare degli aggiustamenti all'energia femminile, perché come vedete c'è sempre da imparare, cioè soprattutto da disimparare per riscoprire noi stesse. Anche io ti voglio tanto bene, Cinzia. Grazie Patrizia, grazie Elisa. Ragazze, è stato bellissimo, ragazze e ragazzi, è stato bellissimo stare con voi stasera e vi do appuntamento per le idee a venerdì e per le altre ragazze poi vi faccio sapere qui sul gruppo, va bene? Un bacione, mua! Ciao, buonanotte.